Salve a tutti gente, benvenuti su Valfair Games. Sì, avete capito bene ragazzi, Valfair Games. Eccoci qui oggi. Finalmente, dopo aver fatto molte missioni secondarie, raccimolato munizioni, medicine, un po' tutto quello che serve per proseguire nella nostra avventura, ragazzi, ovvero dover andare nell'istituto e fare, scoprire una cosa veramente scioccante. Ok ragazzi, per andare nell'istituto noi semplicemente parliamo con Sturges. Se anche voi come me, per semplificarvi la vita, visto tutti i materiali e il luogo dove ci troviamo per poter proseguire, e avete parlato con i Minutemen, parlate con Sturges. Mi sembra tutto a posto. Vediamo se funziona davvero. Procediamo. Davvero? Ok. Il tuo ruolo è semplice. Devi salire sulla piattaforma. Io cercherò un segnale dell'istituto da agganciare. E poi accenderò per vedere cosa succede. Ok ragazzi, noi ora tanto tranquillamente saliamo. Non ti biasimo. Ecco. E aspettiamo un attimo. Io mi stavo portando con me Hancock, ma dove andremo e potremo andare solo noi, non i nostri compagni, ragazzi. Neanche Dogmeat ci può arrivare. Ok, non muoverti. Non vorrei corrompere il raggio molecolare. Tra parentesi, immagino sia un'occasione d'oro per scoprire il più possibile sull'istituto e sui loro obiettivi. Questo olonastro contiene un programma che esaminerà la loro rete e scaricherà tutto quello che trova. Meglio sbrigarsi. Non preoccuparti di quel tubo sganciato, è solo per bellezza. Certo, okay, è solo per bellezza. Esamino il segnale dell'istituto, traccio la radiofrequenza e ci sono. Tieniti forte. Ed eccoci qui ragazzi, nell'istituto. Siamo pure saliti di livello. Fantastico, fantastico, fantastico. Ok, io aumenterò, ragazzi, credo che aumenterò, questo richiede il livello 47. Sì, aspetta e spera ancora prima di raggiungerlo, però ce ne sarebbero tante cose utili da aumentare, ragazzi, veramente tante. Per ora penso che aumenterò però ulteriormente donatore di vita per ora. Non sapevo, poi un attimino ragazzi, scusate. Sì, donatore di vita per essere ancora un po' più resistente, avendo molta vita da farci togliere. Ok, arriviamo qui e utilizziamo R carica l'olonastro. E l'olonastro che ci ha dato Sturges. Dove cavolo è? Aspettate un attimo ragazzi, lo sto cercando. Ecco, scanner di rete. Perfetto. Fine. Poi dobbiamo dare di nuovo l'olonastro a Sturges. Mi do un attimo un'occhiata, qui prendo che troverete. Mi chiedevo se ce l'avresti fatta. Le risorse non ti mancano. Mi chiamano padre. L'istituto è sotto la mia guida. So perché sei qui. Vorrei parlare con te, faccia a faccia. Per favore, entra nell'ascensore. Ragazzi, a breve vi sarà chiaro chi è che sta parlando. E rimarrete un po' stupiti da chi esso sia. Posso solo immaginare cosa hai sentito. Cosa pensi di noi? Voglio dimostrarti che potresti avere un'opinione sbagliata. Ti do il benvenuto all'istituto. Guardate ragazzi. Tutto perfetto, tutto pulito. Questo luogo, questa gente. Pure alberi verdi ci sono. Per oltre un secolo. Ed erba. Ci siamo dedicati alla sopravvivenza dell'umanità. È tutto sottoterra, gente. Di ricerca, innumerevoli esperimenti e prove, una visione condivisa di come la scienza può plasmare il futuro. Non è stato facile, e le nostre azioni sono spesso male interpretate dalla gente in superficie. Un giorno forse potremo mostrargli ciò che abbiamo ottenuto.
ma per ora dobbiamo restare sottoterra. La posta in gioco è troppo alta per rischiare. Come hai visto, lassù le cose sono instabili. Vorrei parlarti di cosa potremmo fare per tutti. Ma può aspettare. Vi dico solo una cosa, ragazzi. Specifico e molto personale. Sei qui per tuo figlio. Non è ciò che vogliono fare per tutti, ciò che vogliono fare solo per loro, ragazzi, credetemi. Vi farò vedere per quale motivo l'istituto è cattivo e perché si dice che nel gioco ha sempre rapito persone. Che cosa, che fine hanno fatto quelle persone? Una fine orribile, a breve ve lo farò vedere, ragazzi. Intanto, qui c'è il nostro figlio. Sean? Sì, sono Sean. Sean? Oh mio Dio, sei proprio tu. Chi sei? Sean, sono io. Sono tuo padre. Padre, che succede? Che succede? Sì, che succede? Sono padre, io. Padre! Tuo padre. Sono qui, Sean. Va tutto bene, Sean. Sono qui adesso. Non ti conosco. Vattene via. Padre! Padre, aiuto! C'è qualcuno qui, aiuto! Ti prego, Sean. Sono tuo padre. Parlami. Apri la porta. Padre! Padre! Aiuto, vuole portarmi via! Padre! Padre, aiuto! Sean, S923. Codice di richiamo... Sirrus. Affascinante, ma deludente. La risposta del bambino non è stata quella prevista. È ancora un prototipo, capisci? Stiamo solo iniziando a esplorare gli effetti dei forti stimoli emozionali. Ti prego di avere una mentalità aperta. Capisco il tuo stato emotivamente scosso e so che il tuo viaggio è stato pieno di sfide. Iniziamo da capo. Io sono il padre. Ti do il benvenuto all'istituto. Dammi Sean, il vero Sean, subito! Lo so, lo so. Hai fatto tanto per trovarlo. Te la faccio semplice. Dov'è mio figlio? È qui, nell'istituto. Più vicino di quanto tu creda. Ma voglio che tu capisca che questa... situazione è molto più complicata di quanto tu possa immaginare. Hai viaggiato a lungo e sofferto molto per trovare tuo figlio. Beh, la tua tenacia e la tua dedizione sono state ricompensate. È bello conoscerti finalmente dopo tutto questo tempo. Sono io. Sono Sean. Io sono tuo figlio. Capito, ragazzi? Per favore, tu sei pazzo. Ti assicuro che non sono pazzo. E ti ho detto la verità. Nel Vault hai perso il senso del tempo. Una volta fuori dalla capsula, è iniziata la ricerca del figlio che avevi perduto. Ma poi hai scoperto che tuo figlio non era più un bimbo piccolo, ma un ragazzino di 10 anni. Hai creduto che fossero passati 10 anni. È davvero così difficile accettare che non sono stati 10 anni, ma 60? Questa è la realtà. Ed eccomi qui, cresciuto dall'istituto. E ora ne sono a capo. Ti hanno preso, rapito. È sbagliato. Giusto, sbagliato, è irrilevante. Era necessario. L'istituto riteneva che fosse essenziale per il futuro dell'umanità. In quel tempo, nell'anno 2227, l'istituto aveva compiuto grandi passi avanti nella produzione dei sintetici, ma non era abbastanza. La curiosità scientifica e la ricerca della perfezione li spinsero oltre. Ciò che volevano era la macchina perfetta. Quindi seguirono il miglior esempio disponibile, l'essere umano.
Cammina, parla, totalmente articolato, capace di tutto. Sintetici umani. Davvero? Sintetici umanoidi. Una bella differenza. L'istituto mirava a creare sintetici organici. Il punto di partenza logico era chiaramente il DNA umano. Ce n'era in abbondanza, naturalmente, ma era divenuto corrotto. In questa desolazione, le radiazioni modificano tutto. Persino i membri dell'istituto che avevano cercato di proteggersi dal mondo in superficie erano stati esposti. Serviva un'altra fonte. Ma poi l'istituto trovò me, dopo aver scoperto i registri del Vault 111. Un bambino ibernato nel tempo e protetto dalle mutazioni indotte dalle radiazioni che avevano modificato le cellule di tutti gli umani del Commonwealth. Era esattamente ciò che gli serviva. E così il mio DNA è diventato la base dei sintetici organici usati per creare tutti i sintetici umanoidi che vedi oggi. Io sono il loro padre. Noi siamo una famiglia tramite la scienza. I sintetici, io e tu. E tu... tu sei rimasto qua sotto per tutto il tempo. Proprio così. Avrai molte domande. Forza. Farò il possibile per aiutarti a capire. Tua madre non ha potuto vederti crescere. Sì. Quello che le è successo è stato... Ho esaminato i registri dell'incidente, naturalmente. Sembra che la sua morte sia stato uno sfortunato danno collaterale. Danno collaterale? È solo questo per te? Che cosa vuoi che ti dica? Il mondo è un luogo pericoloso, anche se credo lo sia sempre stato. Ora è solo un po' più onesto. Per anni non ho mai chiesto chi fossero i miei genitori. Ho accettato la situazione. E questo è tutto. Con l'età giunge il rimpianto. E ti chiedi... E se... Ma ciò che conta è che per noi due è possibile un nuovo inizio. Che altro posso fare per placare i tuoi dubbi? Credo di aver sentito abbastanza per ora. Molto bene. L'istituto sta per fare importanti scoperte. La tua presenza sarebbe molto apprezzata. Ho fatto parte di qualcosa di incredibile qui. Ho aiutato a costruire una vita per me e la gente dell'istituto. E ora, dopo tutti questi anni, hai l'opportunità di aiutarci. La cosa non ti attira? Non è quello che vuoi? Sì, è quello che voglio. So che ne hai passate molte. Lieto di vedere che questo non ha influito sul tuo giudizio. È solo momentaneo, ragazzi. Pensavo che, dopo tutto quello che hai visto in superficie, tu avessi molti più pregiudizi nei nostri confronti. C'è molto da fare. Ti servirà un po' di tempo per ambientarti e per imparare le nostre procedure. Farò tutto il necessario. Ne vale la pena. Felice di sentirlo. Da ora, l'istituto è tanto casa tua quanto mia. Prenditi un po' di tempo per esplorarlo. Incontra le persone con cui lavorerai. Ti consiglio di presentarti ai capi di visione. Il dottor Fillmore di strutture, il dottor Ayo di URS, il dottor Holdren di bioscienze. Infine la dottoressa Lee di sistemi avanzati. Sono stati tutti avvertiti del tuo arrivo, naturalmente. Vai a conoscerli. Poi potremo discutere del futuro. Ragazzi, ora vi spiego. Questo sintetici organici, da dove lo prendono? Perché l'istituto non mira a migliorare la vita dell'umanità intera, ma solo di chi fa parte dell'istituto, a spese di chi non ne fa parte. In poche parole, dei parassiti, un cancro che si annida sottoterra. Niente di più e niente di meno, ragazzi. E adesso vi faccio vedere perché
sono cattivi. Bioscienze, robotica. Tra poco, perché dobbiamo trovare il laboratorio che ho visto io parecchio tempo fa, ragazzi. Intanto andiamo avanti con le missioni principali, per il quale dobbiamo per forza collaborare con l'istituto. Salve, Doc. Non scherzavano, sei davvero qui. Molto bene, io sono Ally Film. Considerami l'ingegnere capo dell'istituto. Quando il padre ci ha detto di te, faticavo a crederci. Ne hai passate talmente tante che gli altri si sarebbero semplicemente arresi. Se la domanda non è inopportuna, cosa ti ha spinto ad andare avanti per tutto questo tempo? Volevo solo trovare mio figlio e assicurarmi che stesse bene. Adesso che l'hai trovato, spero che ti faccia provare orgoglio nei suoi confronti per quello che è diventato. Ora ti presenterò velocemente la divisione strutture, poi risponderò alle tue eventuali domande. Come puoi immaginare, facciamo in modo che i sistemi elettrici e meccanici dell'istituto funzionino sempre alla perfezione. Ci occupiamo della gestione e dell'aggiornamento dei sistemi che qui rendono possibili vita e lavoro. Dietro queste pareti ci sono macchine che riciclano l'aria e l'acqua e forniscono energia ai laboratori e agli alloggi. Il lavoro che facciamo qui non sarà eccitante come quello degli altri dipartimenti, ma non è meno importante. Visto che sei qui e che hai parlato con il padre, significa che sei dei nostri? Certamente. Mi fa piacere. Un peso in meno sul cuore di Sean. Prenditi il tuo tempo. Ambientati. Ci sono tante cose da capire, cose che non troverai mai in superficie. Se c'è altro che vuoi sapere sulla divisione strutture, sarò felice di aiutarti. Per il momento sono a posto, grazie. Allora, arrivederci. Che insolenza nel modo di parlare. Comunque, ragazzi, non mi ricordo se era qui o da un'altra parte. Forse era qui. Ora vi faccio vedere per quale motivo per me l'istituto è cattivo, perché l'ho capito dopo averci riflettuto un po'. Vediamo se è qui il laboratorio giusto. È così. Ok, ragazzi, vi faccio vedere. L'istituto utilizza questi macchinari e quelle strane sostanze. Queste sostanze che vedete, ragazzi, è tutto ciò che resta delle persone che hanno rapito. Le ossa, le vene, la carne, il sangue, tutto, ragazzi, visto? Non hanno fatto altro che smontare e rimontare le persone, ragazzi, dalla prima all'ultima. Smontarle e rimontarle come se fossero macchine, quando in realtà erano solo persone, ragazzi. È tutto ciò che hanno fatto, non hanno fatto nient'altro. Rapirle e fargli questo. Per poterli controllare mentalmente, ragazzi. Fargli credere di essere dei robot, quando in realtà non sono robot. Niente e nessuno meriterebbe una fine del genere, ragazzi. Perché lo stesso procedimento che voi state vedendo di assemblaggio di questo essere umano è la stessa identica cosa che hanno fatto alla persona mentre era ancora viva e poteva sentire dolore, per smontarla. Quindi lo stesso procedimento però inverso. Non ditemi che fare una cosa del genere a una persona e renderla asessuata, come potete vedere, sia un bene, perché io non ci credo neanche morto che sia un bene. Comunque, adesso avete capito esattamente per quale motivazione io vi sto dicendo che l'istituto è cattivo e che il nostro figlio purtroppo non può essere più di essere definito tale, se usate un attimo il cervello, ragazzi, perché non è normale che il nostro figlio faccia una cosa del genere e sia a capo di un'organizzazione del genere sapendo questo. Comunque, proseguiamo, così vi faccio vedere il resto. Soltanto personale autorizzato. Quindi tutti i sistemi nella norma. Seriamente pensando di passare dalla divisione robotica per sistemare quando sono cadute le bombe. Evidentemente non hanno voglia. Fatemi passare. Il dottor Watson è piuttosto ossessionato da regole di un predatore. Così, per fargli capire un paio. Qui troverete, ragazzi, parecchie granate. Granata trasmettitore dei sintetici, ragazzi, è ciò che l'istituto vi può offrire come bonus se vi unite a loro. Queste granate che voi tirate quando scoppiano, diciamo che compaiono dal nulla dei sintetici ad aiutarvi, dei Gen 1 per così dire. Il direttorato dovrebbe prendere più seriamente la fuga dei sintetici. Dottore, eccoti qui. Justin Ayo, direttore esecutivo dell'ufficio ritiro sintetici. Voglio essere franco con te. Ti terremo d'occhio nel prossimo periodo e da vicino. Nonostante la tua parentela con il padre, sei una persona pressoché sconosciuta. Sono certo che mi capisci. Non ci saranno problemi, vero? Solo il tempo ce lo dirà. Certamente.
Il padre mi ha chiesto di farti una breve introduzione sull'ufficio ritiro sintetici. Il nostro obiettivo primario è il recupero dei sintetici fuggiti che si nascondono tra la popolazione umana in superficie. In pratica, tu rappresenti i servizi segreti. Servizi segreti? Se è un rimando a qualcosa di prebellico, temo di non averlo capito. Il nostro strumento principale è il Predatore, un sintetico di terza generazione abilitato a operare in superficie. I Predatori danno la caccia ai sintetici scappati dall'istituto e li recuperano. Sono altamente autosufficienti, addestrati in combattimento, infiltrazione e pedinamento. In una parola, i nostri Predatori sono implacabili. Ma immagino che tu lo sappia, dal momento che ne hai già incontrato uno. Infatti, mi piacerebbe sapere come hai fatto a neutralizzarlo. Mi spiace deluderti, ma il tuo predatore non era poi così forte. Allora è probabile che l'unità fosse difettosa. È raro, ma può capitare. Suppongo dovrò chiedere alla divisione robotica di effettuare dei test approfonditi sull'intera produzione. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora, se non ti serve altro, tornerei al lavoro. Per il momento sono a posto, grazie. Bene. Capito, ragazzi? I sintetici organici, che sono tutti coloro che hanno un aspetto umano, che sono fuggiti dall'istituto, loro mandano questi specie di Terminator qui a recuperarli, perché per loro non sono altro che schiavi, gente. Non gli è bastato quello che gli hanno fatto di assemblare e riassemblare un essere umano per trasformarlo in un robot, così come lo definiscono loro, che poi all'interno non hanno niente di, come dire, ragazzi, di fili e cavi, sono fatti di ossa, vene e sangue come noi, quindi hanno in effetti qualcosa di cattivo. Sistemi avanzati, andiamo. Ci sta lavorando da più di 2 ore. Cosa sta collaudando? Niente. A questo punto credo che lo stia facendo per divertimento. Chiedo scusa, dottore. Ehi, ciao. Scusa, ero di... Ok, ragazzi, ora qui vi farò vedere un personaggio esistente sin da Fallout 3. La dottoressa Madison Lee, che per qualche motivo si è unita alla cosa, all'istituto, ma noi la dovremo fare ricredere e far, come dire, riunire alla confraternita d'acciaio a cui faceva parte originariamente. Chiedo scusa? Ah, io la conosco da Fallout 3, questo NPC qua preciso. Dunque, so chi sei, lo sappiamo tutti. Anche se il padre è felice della tua presenza, spero che non rappresenti un ostacolo al nostro lavoro. Non preoccuparti, non darò fastidio a nessuno. Grazie. Ti massacrerò tutti dal primo all'ultimo, tranquilli. Prima che mi dimentichi, fammi vedere il tuo Pip-Boy. Mi è stato detto di installare un chip di predatore al suo interno. Ordini del padre. Avrai l'accesso completo, con la possibilità di entrare e uscire dall'istituto a tuo piacimento. Grazie. Mi tornerà senz'altro utile. Visto che il trasmettitore è l'unica via d'accesso all'istituto, direi che utile è un po' riduttivo. Nel caso non l'avessi ancora capito, qui sei l'unica persona a disporre di questo tipo di accesso. Questo dovrebbe dimostrare la fiducia che ha il padre nei tuoi confronti. Ora, se non c'è altro, devo davvero tornare al lavoro. Per il momento sono a posto, grazie. Molto bene. Tutti molto insolenti, cosa di sparargli in testa seduta stante. Non rientrano nell'ottica, ragazzi, della gente per la gente, loro sono della gente per noi stessi, fine. Quindi completamente l'opposto di ciò che è buono e giusto per tutti, perché molte cose nella vita, io parlo all'esterno del gioco, ragazzi, se ci ragioniamo un attimo, se la sarebbero sempre tutti ragionata così, della gente per la gente, andando sempre d'accordo e aiutandosi, molte cose cattive non sarebbero successe. Comunque, proseguiamo il nostro tour macabro. Bene, ragazzi, qui c'è l'esempio più lampante di sintetico organico. Creare dal nulla, così, dei gorilla, ragazzi, fatti di carne e ossa, che loro definiscono sintetici organici, ma in realtà non sono sintetici, sono forse gli ultimi esemplari della loro specie, che però sono stati riportati in vita da del DNA che hanno preso chissà dove, forse da uno zoo o per quello che ne era rimasto, ma non sono robot.
Meglio non indugiare su. Ehi, sono Doc. E piante sintetiche che poi non sono altro che piante organiche vere e proprie. Responsabile della divisione bioscienze. Possiamo sperare. Non vedo l'ora di mostrarti quello che stiamo facendo. È sorprendente. Vorrei saperne di più. In tal caso, lascia che ti racconti brevemente quello che facciamo qui. Come suggerisce il nome, la divisione bioscienze è specializzata nello studio di botanica, genetica e medicina. Il nostro compito principale è quello di garantire la salute e il benessere di tutti gli abitanti dell'istituto. A tale scopo, coltiviamo piante altamente selezionate da impegnare in ambito culinario e medico. Abbiamo perfino cominciato ad accarezzare l'idea di una vita animale sintetica. Forse hai già visto i gorilla? Si tratta ancora di un progetto secondario, ma il potenziale è indubbiamente entusiasmante. Gorilla finti, eh? Davvero eccitante. Per quanto mi riguarda, li trovo affascinanti. Ovviamente sono di parte. Mi accorgo di averti rubato già abbastanza tempo, ma voglio farti una domanda. Hai deciso di unirti a noi? Non so come e quanto possa servire, ma mi piacerebbe provarci. Magnifico. Speravo che lo dicessi. In ogni caso, immagino che vorrai continuare la tua visita. O, se preferisci, sarò felice di rispondere alle altre tue eventuali domande. Per il momento sono a posto, grazie. Abbi cura di te, dunque. Ok, ragazzi, un attimino, ritornando alle cose serie. Noi eravamo qui perché dovevamo anche trovare il laboratorio del dottor Virgil, se vi ricordate, e trovare il siero che l'avrebbe fatto tornare normale. Una volta entrati in bioscienze, ragazzi, così voi entrate, girate a destra, seguite questa strada che vi porterà a questo magazzino. Voi andate nel mezzo, qui c'è una porta, l'aprite e vi porterà a questo piccolo corridoio. Troverete munizioni, una porta chiusa che aprite. Sì. Ok, e qui troverete altre cose utili, materiali che di norma danno molto spesso alluminio. Dopodiché, proseguendo per di qua, ragazzi, si arriverà a quest'altro corridoio. Ignorate tutto e andate comunque avanti. Una volta qui, laboratorio WEF, ed entrate qua. Ragazzi, qui entra una piccola storia di base che vi devo spiegare per chi di voi non sa che cosa sia il WEF. E non è il WWF, è il WEF, virus dell'evoluzione forzata. È esattamente ciò che ha reso gli umani esseri mutanti, supermutanti per l'esattezza, ragazzi. Cazzo la trappola. E i Deathclaw da semplici lucertole stupide che erano a Deathclaw, ragazzi. Per chi di voi non lo sa, non è stato propriamente l'istituto a creare questo virus, è stato l'Enclave, ragazzi, che in alcuni vault utilizzava come laboratorio con le cavie umane per sperimentare e vedere gli effetti. E da lì sono nati i supermutanti, i Deathclaw, che poi sono stati rilasciati e utilizzati come arma. Ok, io mi ricordo che qui dietro questa porta c'è un Assaultron, quindi mi preparo bene. Ottimo. Ecco, prima che utilizzi il laser che fa un male della Madonna, il laser dell'Assaultron, ragazzi, quindi se li affrontate ricordatevi di eliminarli il più rapidamente possibile, anche prima di qualsiasi altra minaccia stiate affrontando, perché quel laser è in grado di incenerirvi all'istante. È una cosa spaventosa i danni che vi può fare. Mod per la chiave idraulica, ma io non è che utilizzo la chiave idraulica come arma. Vabbè, materiali utili, minchiate del genere. Qui, ragazzi, troverete sempre, non so per quale esperimento li abbiano usati, mi dispiace per chi di voi ama i gatti, gatti morti. Io prenderò la carne di gatto semplicemente per farmici il trofeo, perché esiste il trofeo con la testa del gattino, ma la faccio solo per trofeo, non per altro, non per mangiarla. Comunque, proseguendo qua, troverete molte porte chiuse che vi portano a prendere cose molto molto utili. Io non prendo camici o altre cose del genere dell'istituto, mi appesantiscono solamente, non servono proprio a niente. Arrivato qui, ragazzi, attenzione, troverete due torrette a destra e a sinistra.
E come vi dicevo, le solite porte chiuse che vi dicevo secondi fa, noi le apriamo, sono tutti punti esperienza così a portata di mano. Carne di gatto e sangue dappertutto. Altro sangue dappertutto. Ancora sangue. E qui capiamo esattamente, ragazzi, perché utilizzavano questi gatti, quale utilizzo avevano. E non erano gatti sintetici, organici, come li definiscono, erano gatti veri e propri. Li davano come esperimento per i supermutanti, per vedere che cosa ne avrebbero fatto, ragazzi. E ovviamente non potevano finire male. Si attiva la trappola delle bobine e mi prendo i vari materiali. Abbiamo tutto, ok. Qui possiamo proseguire col terminale, lo hackeriamo. Un attimo di pazienza, ragazzi. E dai. Oh, ed è base. Non si riesce a trovare la cavolo di password. Sì. Ok, comandi. Entra. Ok, ragazzi, una volta all'interno del laboratorio troverete gli esperimenti che Virgil stava facendo su dei supermutanti che avevano all'istituto, aveva catturato e ucciso, per vedere se era possibile farli ritornare umani. Qui di utile trovate degli olonastri in giro, voi raccoglieteli, ragazzi, quindi datevi un'occhiata bene in giro, raccoglieteli tutti. Qui trovate il siero che Virgil stava cercando. Questi olonastri, se avete vi siete uniti alla confraternita d'acciaio come ho fatto io, vi serviranno, perché la dottoressa Madison Lee, che vi dicevo faceva parte della confraternita d'acciaio, la convincerete a ritornare, perché vi chiederà di indagare presso l'istituto, esattamente nei laboratori di bioscienza, per capire il dottor Virgil, che era un suo caro amico, che fine avesse fatto, perché l'istituto gli aveva detto che era morto, in realtà no, avevano cercato loro di ucciderlo, e da questo la convincerete a riunirsi di nuovo alla confraternita. Griglia disattivata qui, pop, e possiamo continuare. Ok, per poter proseguire nella storia principale dovremo per forza fare alcune missioni con l'istituto, ragazzi, quindi unendoci a loro per forza, ma è solo momentaneo, ragazzi, quindi siamo tipo entrati nel lato oscuro della forza, per così dire, in maniera del tutto momentanea, quindi non c'è niente di preoccupante per ora. Saliamo. Ok, dobbiamo andare lì e parlare con il padre, ovvero Sean, nostro figlio. Anche se io non lo sto considerando già più mio figlio, visto quello che sta facendo e quello che è diventato. Allora, che mi dici dell'istituto ora che l'hai visto di persona? Se pensavi di lasciarmi a bocca aperta con tutti questi gingilli tecnologici, beh, mi spiace. Capisco. Comunque non si tratta solo dei gingilli, come li chiami tu. Spero che col tempo capirai. In estrema analisi, tutte le nostre conoscenze e risorse sono focalizzate verso un unico obiettivo. Un obiettivo definito in modo perfetto dal nostro motto: l'umanità rinnovata. Purtroppo nessun risultato si raggiunge senza sporadiche battute d'arresto. Per quanto i nostri sintetici siano straordinari, senza l'appropriata supervisione possono rivelarsi pericolosi. La mente e il corpo superiori dei sintetici si stanno avvicinando a qualcosa che ricorda il libero arbitrio. Lasciandoli liberi di decidere come comportarsi, si rischia il caos. Quello che è sempre successo con questi prodigi tecnologici. Quando è che voi scienziati imparerete la lezione? Abbi fede. Lascia che ti mostri come affrontiamo questi problemi. Un sintetico in fuga ha preso il comando dei predoni a Libertalia. Le sue memorie sono state cancellate, la sua identità alterata,
crede di essere un uomo di nome Gabriel. Sotto la sua guida, i predoni hanno già fatto molte vittime. Ho inviato un predatore a Libertalia. Vorrei che ti unissi a lui per recuperare quel sintetico. La soluzione migliore per tutti. Ora farei meglio ad andare. Ci sono molte persone in pericolo. Ogni ritardo potrebbe costare delle vite. Ok, vi prego di scusarmi, gente, purtroppo è successa una cosa, mi è arrivata una telefonata urgente per il quale ho dovuto lasciare, quindi vi prego di scusarmi di cuore, ragazzi, di questo momento di pausa, come se voi vi stavate chiedendo ma che è morto, è andato in coma epilettico sulla tastiera, Valfer, che ne so. Vi prego di scusarmi, ragazzi, è successa una cosa gravissima, non ve la posso dire purtroppo, per il quale ho dovuto lasciare e andare a rispondere subito al telefono. Comunque, tornando a noi, ragazzi, incontra il predatore, ecco, dobbiamo uscire dall'istituto e andare esattamente, ragazzi, qui. Quindi io partirò dalla casetta qua per andarci, a meno che appunto non è ancora esplorato questo posto, va bene. No, ci vado dalla casetta che c'è qui per poter proseguire. Comunque, ripeto, scusate ragazzi, purtroppo per quello che vi posso dire, momentaneamente ho mio padre in ospedale. Io vi terrò sempre vigili sul mio canale, ragazzi, e partecipi di quello che mi accade, perché se no non potrei definirmi uno youtuber serio, ragazzi, cosa che è il mio obiettivo, se non vi rendo anche partecipe di quello che mi coinvolge, bello o brutto che sia. Penso che possiate capirmi, ragazzi. Si è mosso. Ma è sotto c'è qualcosa. Che ci fa un goal se qua ci abitano persone? Che strano. Ok ragazzi, comunque sia, per questo video è tutto, al prossimo, dai, spero vi sia piaciuto, vi prego di perdonarmi, se vi è piaciuto mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi, ora che finalmente abbiamo risolto il problema audio, ragazzi, potremo andare avanti migliorandoci sempre di più e facendo video sempre più dettagliati, col quale, visto che ora potete sentirvi, posso darvi tutte le informazioni che mi sono prefissato di darvi su tutti i giochi e i vari gameplay. Detto questo, ragazzi, grazie di tutto, alla prossima.